è il mio idolo, io avevo 11 anni, ho seguito tutte le sue gesta. E questo libro che mi ha regalato mia moglie, io gli devo dire se sa che lui è stato un educatore oltre che un calciatore. Forse adesso no, no, prima io quando giocavi eri un educatore e ce lo dice Giuseppe Culicchia, che ha scritto questo bellissimo libro, e dice: Puliciclone come educatore, Paolo Pulici, detto anche Paolino, Pupi, Pupi Gol, Puliciclone. A chiamarlo così per primo fu Gianni Brera. Se un tifoso del Toro pensa al derby, non può non pensare a lui, che nei derby disputati ha svolto per l'appunto la funzione di educatore, nel senso che ha educato l'altra squadra a perdere almeno quelle due partite là. Nella storia dei derby nessun altro giocatore è mai stato temuto dall'altra squadra quanto Paolino Pulici, che con la maglia del Toro all'altra squadra ha segnato, come si è detto, qualcosa come 10 reti. La più bella, il pallonetto a Zoff, la più bella, non ci sono dubbi secondo voi. A volte i numeri parlano. Paolino Pulici ha vestito la maglia del Toro in 433 partite, segnando 172 gol, di cui 134 in campionato, 21 le doppiette, 7 le triplette. Risultato? Con lui il Toro ha vinto una Coppa Italia e uno scudetto. Paolino Pulici ha giocato nel Toro dal 68 all'82, ma non è stato semplicemente un giocatore del Toro. Pulici, il Toro, lo ha letteralmente incarnato. Pulici è Toro allo stato puro. Numero uno, poi